Laurenzana che sterza centralmente. Laurenzana spera l'incrocio. Gentilino, sì, cioè dall'altra sì, parte. Sì, ricordiamo anche che per un disco. Penso alla Laurenzana! Destro chirurgico! Allora che si fa in avanti di nuovo, Benedetto prova ad andare dall'altra parte, ci riesce con Ziberi che sfonda verso Grossi, Peppe Grossi. Attenzione a Ziberi che è già ripartito, c'è Laurenzana, l'appoggio ancora a Grossi, dia spazio, sterza in mezzo verso Ziberi, ancora Grossi, la battuta! Pisapia indossa il mantello di Superman e vola! Proprio a farvi ragionare, è un gioco molto intelligente da parte del Bernalda, Benedetto dall'altra parte verso Ziberi, esce Pisapia alla spagnola, manovra solo in quella parte di campo il pisticci. Xavi poi prova l'imbucata in mezzo, non la trova, allora Benedetto a spazio, il pallonetto da casa sua ed è 3-0 Bernalda. Bernalda, pallone in diagonale, Grossi ancora dietro in diagonale per Ziberi che ha spazio, prova la battuta! Ziberi! Faccio a questi ragazzi come Eletto, che sicuramente in cerca di minutaggio è un calciatore che potrà essere utile anche alla causa. Bella questa azione, bella! La parata di Pisapia. Questo pallone per Cariocia, che prova dall'altra parte verso Sforza. Bernalda che ora riparte nel 3 contro 1 con Grossi. La chiusura di Laurenzana. Prova la battuta, Pisapia ancora miracoloso. C'è Laurenzana sul punto di battuta contro Pisapia. Parte Laurenzana! Simone Laurenzana! In occasione di questo quinto gol bernaldese è venuto da calcio di rigore, Eletto porta via la sfera, Barbalina, guardia pisticcese, Ziberi cerca di farsi largo, ci riesce servendo Eletto, la battuta ancora Pisapia protagonista, non riesce poi a ripartire, quindi palla in fallo laterale, Ziberi a spazio per il tiro, ancora Ziberi, la sua doppietta. Bernalda in avanti, Laurenzana, bello questo corridoio proprio per Benedetto, che da giovani promesse sono diventati punti fermi di questa società. Laurenzana appunto lo vediamo in un gran numero dall'altra parte verso Castano, l'ha incrociata benissimo anche se è scivolato al momento, sì, Albano che comunque non ci sta, infatti riesce a servire molto bene Benedetto, questa volta quello del pistino di match, non mancano 39 secondi al termine, 7-0 per il Bernalda, facendo fare minutaggio ai tanti giovani come Scarnato che in questo caso dà segno, il primo gol di Scarnato. Oh baby, talk to me. Oh baby, can't...
can't you see? 'Cause I'm the shyest girl in the whole wide world. So come on, take my hand and make me understand. I want to be with you. I wanna be so close to you. Del futsal nazionale Ziberi, bello l'appoggio verso Grossi, altrettanto bella la risposta di Pisapia del portiere del Taranto in quella circostanza. Io invece ricordo comunque una bella, un 3-0 che stando al roster del Taranto poteva essere molto molto più largo. Attenzione Pisticci che si fa in avanti con il gol, scusate, di Albano. Questo scontro tra i due, Cariocia porta via la sfera, Brescia, Saracinesca. Pisapia poi esce alla Garibaldina e riesce a ricacciare indietro la sfera. Bello poi questo incrocio. Giocano questi ragazzi. Prende il pallone in questo momento, c'è forse un fallo di mano di Lovecchio non ravvisato. Parte Castano, velocissimo Castano, ne fa fuori due Castano. Bello questo pallone in mezzo, altruista in questo caso. Lovecchio sul punto di battuta, indietro verso Plati, l'appoggio verso Castano. Bello ancora questo gioco di Castano! Arcangelo Castano! Chiede il pallone angolare a Castano che fa una magia perché prova il tiro, finta il tiro, lo trova ora! Arcangelo Castano! Che cede poi a Scarnato. Prova ad andarsene Scarnato, ci riesce Scarnato! Si distende Pisapiella, difficile, attenzione a Cariocia, Brescia mette l'ultima parola, quella che descrive la fine. Shine.